Sono un libero professionista di 54 anni, un programmatore su diversi linguaggi di programmazione ed ero in dubbio se iscrivervi o meno, ma mi piacete troppo come persone per non farlo. Diciamo che sono molto curioso e questo è un argomento che non avete mai affrontato nei vostri video. Quello che sto leggendo è una mail che ci è arrivata e l'argomento di oggi sarà interessante. Continuo a leggere così capite subito l'argomento. Sono molto curioso di capire, dato il vostro stile di vita, il motivo per il quale decidete di insistere a voler vivere in Italia. E questo sarà l'argomento. Mi spiego meglio, ho amici che sono anche i miei clienti che mi commissionano lavori di programmazione che hanno la vostra età, immagino che più o meno abbiano la vostra età, che hanno scelto di vivere come italiani all'estero, ad esempio in Romania, per poter pagare la metà delle tasse che pagherebbero in Italia. Se potessi farlo, lo farei anch'io, ma purtroppo per parte del mio lavoro non lo può fare. E quindi quello che ci domanda è, come mai decidete di vivere in Italia se il costo delle tasse è così alto, i servizi sono quelli che sono, eccetera eccetera? E i problemi li conosciamo tutti. Parliamone oggi, ci sta. Sì, argomento molto interessante, email che mi è piaciuta tantissimo da leggere, quindi ti ringrazio se stai vedendo questo video perché mi ha fatto davvero un sacco piacere. Credo che prima che esca il video lo risponderò anche via mail perché certo. Video chissà dopo quanto esce rispetto a quando leggiamo la mail. Voglio ringraziare anche nel video perché apprezzo sempre tantissimo questi tipi, anche di spunti, sì. No? Per poter fare dei video noi. Ma poi comunque in generale essere curioso, esatto. Di qualcosa di noi è, sì, è una quindi, cosa che esatto, hai detto bene, questo tipo di curiosità che comunque mi fa sempre piacere. Allora... Allora, le motivazioni sono tante, bisogna capire come argomentare. Mi sembra di essere Surri quando aveva fatto il video del perché restava in Italia. Però noi non dovremmo avere un'anima che ci dissa, quindi deve andare esatto, tutto bene. Forse va bene. Allora, parte gli scherzi, a parte le gag, parliamone, gli argomenti sono tanti, quindi sì. Cerchiamo di essere abbastanza brevi, secchi e concisi sull'argomento, perché altrimenti esce un video di 40 minuti. Prima di tutto, allora, numero uno, io penso che sia un lusso gigantesco, poter decidere dove vivi nel mondo. E su sì, questo credo che sia abbastanza banale, nel senso che se tu nasci in un paese, magari come l'India, in una famiglia povera in India, non è che puoi decidere me ne vado a vivere in Corea piuttosto che negli Stati Uniti e così via. Bisogna avere una certa fortuna o una certa capacità di, diciamo, crearsi la propria fortuna per avere la possibilità di dire, sai che c'è? Voglio vivere qua, voglio vivere là, voglio vivere a quell'altra parte. E quindi il primo punto per me è, abbiamo la fortuna di poter dire resto a vivere in Italia. Perché, se devo essere sincero, sono dell'idea che vivere in Italia è fattibile solo in determinate circostanze. E noi siamo dentro quelle circostanze. La prima su tutte, il fatto che lavoriamo per la nostra azienda. Perché sappiamo benissimo che oggi se decidi di lavorare da laureato in qualunque cosa volete per un'azienda venite pagati la metà degli altri posti. E il costo di vita è più alto in quei posti? Sì, ma non di più in proporzione rispetto al costo di vita dell'Italia. Cioè, banalmente, quanti soldi vi restano se lavorate a fare quel lavoro, quella carriera in Italia o in un altro paese del mondo? Le cose vanno sempre peggio in Italia rispetto che magari Germania, sì. Piuttosto che la zona del nord, piuttosto che gli Stati Uniti, eccetera, eccetera, eccetera. Invece a noi non cambia nulla. A noi questa cosa questa, non cambia esatto, nulla. Nello specifico non cambia e questa nulla. È già una fortuna. Altre fortune che abbiamo, che comunque il modo in cui viviamo, diciamo, quello che facciamo, tutto quello che c'è, diciamo, nel nostro stile di vita, non entro troppo nei dettagli, però in linea generale il modo in cui viviamo ci permette di poter dire, sai che c'è? In Italia ci posso restare. E questa è già una grandissima fortuna, perché capisco benissimo che è sempre più difficile poter prendere questa scelta quando si ha la possibilità di prendere questa scelta, senza aver la consapevolezza di rinunciare a cose enormi nella vita. Però si entra nel punto 2, ovvero il discorso tasse. Allora, sul discorso tasse, secondo me, c'è un sacco di ignoranza. E giustamente, vabbè, perché... ma è giusto, quindi non vedetela come parola negativa, perché è normale che ci sia ignoranza vuol dire non sapere... Non essere stupidi, esatto. Purtroppo in italiano la parola ignoranza ed ignorante è diventata una parola solo negativa, però in realtà l'ignoranza, io sono ignorante in un sacco di cose, certo, ed è giusto io. Perché non so, ignoro il sapere di quelle cose, ok? Quindi ignorante è in un verso che non è dispregiativo, però se voi guardate ad esempio in Unione Europea, non sono così tanti i paesi in cui si pagano meno tasse dell'Italia e ci sono anzi paesi in cui paghi più tasse dell'Italia. Sì. La Svizzera, che viene vista come un paradiso fiscale, non è un paradiso fiscale. La Svizzera si va per le banche perché le banche, che poi anche questo ormai è cambiato, però le banche svizzere non permettevano di fare i controlli di quello che c'è dentro i tuoi conti. Ma non è mai stato un posto dove pagare poche tasse. Se guardate le tassazioni della Svizzera, in alcune parti, perché è divisa a cantoni, ha delle tasse più alte dell'Italia. Mm-mm, quindi esatto. In realtà, se guardatelo là,
l'Olanda, se guardate l'Olanda, in realtà proprio l'Olanda no, però se guardate certi paesi del nord, tra Svezia, Finlandia e così via, se guardate la Svizzera, se guardate la Germania, eccetera eccetera, la tassazione italiana è in linea o addirittura leggermente più bassa. Quindi le tasse, che più o meno, per dirvelo, per un'azienda all'incirca paghiamo il 45% di quello che guadagniamo in tasse, sono abbastanza in linea, ovviamente con l'Europa. Se andiamo a vedere, esatto, gli Stati Uniti è un altro paio di maniche. Però ragazzi, ricordiamoci anche una cosa: siamo cresciuti con la scuola da non pagare, con la nostra famiglia che non si è dovuta indebitare per farci fare la scuola, che se finivamo in ospedale non ci dovevamo indebitare. Vabbè, e così via. Banalmente, tu col diabete la tua famiglia si sarebbe dovuta indebitare drasticamente, esatto, perché negli Stati Uniti ti paghi tutti i medicinali, certo, e non, certo, costano 5 euro, cosa che qui non paghi. Quindi dobbiamo anche avere un po' di riconoscenza, perché altrimenti siamo un po' figli della... perché non è che io mi prendo tutto il... mettiamolo nella parte welfare, se vogliamo, ok, dell'Italia, tutto bello, tutto figo, grazie a quel 45% di tasse io ho avuto tutto coperto fino a quando sono cresciuto, poi faccio i soldi e dico, ma sai che c'è? Vado in questo paese che è più figo, no? È più figo se ci vai dopo che i soldi, ma nasci senza soldi in quel paese e poi canta una bella canzone in chissà quale lingua, perché diventa un altro paio di maniche. E quindi, secondo me, questo è importante. Qual è il problema, secondo me, per un'azienda in Italia? Pagare i dipendenti. Perché quando io decido di dare uno stipendio da 1500 euro al mese ad un dipendente, ok, quello che pago in realtà sono tipo 3200-3300 euro. Esatto. Ok, questa ragazzi è la sberla, perché sono un sacco di soldi, più del doppio va in tasse, ok? Quello è il problema, quella è la parte difficile, perché pagare bene delle persone per farle fare una vita dignitosa in Italia è veramente, veramente, veramente difficile, perché le tassazioni su quello sono un sacco complicate. Questo è un po' il panorama, così sapete la tassazione, sapete quali sono le difficoltà, sapete quali sono le cose che tutto sommato rispetto ad altri posti ci stanno. Adesso entriamo, okay, sulla seconda questa parte. Questa era un'infarinatura, perché ce ne sarebbe da dire. Ma è necessario, perché se non avete tutte le informazioni, certo, è difficile anche prendere decisione. Dobbiamo darvi un po' il contesto, no? Sì, ok. Per me cos'è che ha valore nella vita? Uno, star tranquilli. Sì. Punto fondamentale. Due, restare in salute, che si collega molto a star tranquilli. 3, avere delle belle persone attorno, ok? E avere la possibilità di conoscere delle belle persone da avere attorno. 4, poter fare quello che voglio nella mia vita. Ok, bene o male, se devo dirvi, questi per me sono i 4 punti fondamentali, ok? Penso che in Italia in questo momento posso avere questa cosa di più di altri posti, perché, esatto, se fossi un, mettiamo, programmatore che va a vivere in Olanda, è un conto. Entro in un'azienda, conosco delle persone, creo dei legami e magari conosco delle persone con cui sto bene e creo lì un nuovo concetto di amicizie ti e famiglia. Ti crei un altro networking, crei delle conoscenze. Sì, più proprio un nucleo. Esatto. Non è un nucleo ampliato, bravo, oltre a quello familiare. Ok. Ma noi che abbiamo la nostra azienda, che lavoriamo da casa, letteralmente se andiamo, cosa ne so, a Londra, ragazzi, non conosciamo nessuno. Ci ritroviamo soli. Siamo lì a fare il nostro, facciamo il nostro e non hai delle occasioni in cui conosci altre persone. Quindi tu dal primo giorno all'ultimo lì ti senti solo come un cane. Quindi bisogna anche considerare il modo in cui ci vai in un paese. Nel nostro caso sarebbe veramente difficile andare a conoscere, sì, altre persone. Inoltre... diamo tanto per scontate certe cose, ma le culture sono diverse in ogni paese e l'Italia è una cultura dove c'è tanto legame umano. In altri paesi sono molto più freddi. Guardatevi un po' di persone che parlano, ad esempio, della vita in Germania. Esatto, che stavamo valutando anche la Germania. Che stavamo valutando anche la Germania, ma la Svizzera stessa. Cioè, la gente è fredda, non è un modo di dire. No, no. È che proprio non gli frega una minchia, cioè... E sì, pesa, e ti se può tu pesare. Vai lì e non hai magari parenti o altre conoscenze, appunto, li conosci nell'ambito lavorativo, se, cioè ti lasciano solo, sei solo, sì, e rimani solo. E chiariamoci, io ve lo dico, io penso che ogni scelta sia semplicemente scegliere il meno, esatto, peggio per sé. Esatto. Ok, quindi vi dico, io ci sono delle cose che amo del Giappone che non posso trovare in nessun altro posto del mondo. Non scelgo il Giappone perché il mio meno peggio oggi non è in Giappone ma è in Italia, ok?
Ma capisco una persona che fa quella scelta, certo. Semplicemente non raccontiamoci la favola che starei da Dio in tutto e per tutto, perché qualunque nazione scegli, bene o male ti sentirai sempre un estraneo nella terra di qualcun altro. Ed è una pesantezza con la quale chiunque è costretto molte volte ad andare via dall'Italia dovrà vivere. Ma come chi viene a vivere da noi in Italia arrivando da altri posti del mondo? È una pesantezza che oggettivamente c'è. Va bene che ci sia, perché purtroppo siamo globalizzati fino a un certo punto ad oggi, però non facciamo finta che non ci sia. Semplicemente, comunque potresti dire, anche se c'è quella sensazione, anche se ci sono altri difetti, per me quel posto, quella scelta è meno peggio che restare qui. Vabbè, poi ovviamente è giusto che lo fai. Sono anche tutti discorsi personali, perché sì, noi abbiamo i nostri valori, diamo importanza a certe cose, per altri possono essere totalmente diversi, sì, va bene così. Vi dico, faccio un esempio, per me andare oggi in Giappone, a fianco alla Nord Corea e a fianco alla Cina, stai svitato forte. Per qualcun altro non ci pensa e lo fa, ma per me quando vi parlo voglio stare tranquillo, non sto tranquillo se a fianco c'ho sti due paesi, ok? Non sono tranquillo, anche perché leggetevi la storia di quello che c'è stato tra il Giappone, la Corea Cina. Sono altri discorsi. Io non so cosa accadrà prima o poi in quella zona lì. Poi possiamo mettere terremoti, possiamo mettere un clima estremo. Cioè, ci sono delle cose che personalmente tengo in considerazione. Ci tengo anche a precisare che io sono sempre stata una persona che fin da bambina ha sempre detto la frase: io appena ho 18 anni me ne andrò via dall'Italia. Vabbè, ma quello lo dicono tutti. Però io ho sempre avuto comunque un forte desiderio nel volermi spostare per non vivere la vita sempre nel solito posto, sai com'è quando un po' te la senti stretta, perché voglio anche specificare questo, la mia scelta poi è cambiata crescendo e maturando e capendo meglio che cosa è davvero importante per me, perché comunque non sono una persona che è sempre voluta rimanere qua, capito? Quindi anche questo secondo me era importante da dire, no? Secondo me da ragazzini di più, ma in generale nella vita è difficile dare l'importanza che hanno certe cose, cioè adesso la facciamo stupida, ok, però il clima che c'è in Italia, raga, non è che c'è anche in Finlandia, cioè è un'altra cosa. Poi uno può dire, ma sai che c'è, mi trovo meglio col clima finlandese, a qualcuno capita, però se stiamo su una situazione abbastanza oggettiva, sulla media di quello su cui una persona si trova bene, è ovvio che un paese dove c'è il sole un sacco di tempo all'anno, c'è un clima mite e così via, è meglio di un clima molto più estremo, molto più tosto, dove hai magari 3 mesi in cui non vedi quasi il sole. Ok, è abbastanza scontato. E noi però ovviamente non riusciamo a immedesimarci nella vita finlandese se non ci andiamo a vivere, perché siamo abituati a questo clima, lo diamo per scontato, diamo per scontato il cibo, il modo di fare delle persone. Il cibo soprattutto. Non è scontato e bisogna sapere che c'è tutto da mettere in mezzo. Oltretutto, detto questo, volevo vai. Anche dire che ha dei costi. Sì. Vogliamo dire anche quello? No. Perché si allunga il video, dici? No, perché più che altro... diciamo che sono pochi gli youtuber che l'hanno fatto nel modo giusto. Vabbè, non so quanto allora, aprire il vaso di Pandora. Ma non c'era bisogno di dire sta roba. Uno più uno fa due. Vabbè, noi ci siamo informati perché volevamo andare a vivere in Svizzera. Stavamo valutando, esatto. Tra altri posti abbiamo valutato molto seriamente la Svizzera. Quando ci volevamo spostare dalla Sardegna abbiamo detto o andiamo in Nord Italia oppure andiamo direttamente fuori. E quindi abbiamo valutato Svizzera e Germania principalmente. Esatto, sì, quindi vai, spiega tu. Perché lo spieghi meglio, tanto poi io le spiego male. Allora... siamo arrivati fino a un certo punto, perché nel momento in cui abbiamo capito che così tanto la sbatta non siamo neanche arrivati a informarci completamente, quindi qua ci sono sicuramente dei pezzi che mancano, però in linea generale se tu vuoi muovere un'azienda che già esiste devi pagare il 27% di tasse del valore dell'azienda, quindi non dei soldi che hai, ma del valore, esatto, quindi e il valore dell'azienda è maggiore dei soldi che fai annualmente, certo. Quindi voi immaginatevi tirar fuori extra le tasse che paghi di solito il 27% così del valore dell'azienda, cioè banalmente è qualcosa su cui potenzialmente fallisce l'azienda stessa. Sì, ok, sì. Quindi muovere un'azienda che esiste è complicato. In più, perché la nostra azienda esiste in Italia. Perché la nostra azienda è in Italia. In più, dato che le nazioni soffrono questo muoversi delle persone, diciamo che stanno cercando di renderlo sempre più complicato. Sì, lo rendono molto complicato. Quindi, iniziano ad esserci anche dei potenziali litigi tra le nazioni su dove dovresti pagare le tasse, perché vivi lì ma magari quello che vendi è nell'altro paese, eccetera eccetera. Insomma, capisci che ti butti dentro un vortice di problemi. Sì, infatti si pensava, adesso non c'era la certezza perché non abbiamo appunto finito di informarci con dei commercialisti,
che avremmo anche dovuto addirittura pagare le doppie tasse, quindi quelle che italiane, però quelle poi venivano scalate l'uno con l'altro, ma con potenziali tribunali di mezzo, raga. Esatto, quindi no, è anche per farvi capire che se ti vuoi spostare in modo legale, in modo corretto, non è la cosa più semplice del mondo quando è un'azienda che già esiste. Altrimenti vai a Dubai. Esatto, e infatti volevo arrivare a dire che per le persone come noi, per avere dei vantaggi, probabilmente la cosa più corretta sarebbe andare a vivere in posti come Dubai. Sì. Ma sinceramente non mi piace, non voglio andare a vivere lì. Quel posto, lo dico in modo gentile, ma va contro totalmente la stragrande maggior parte dei miei valori, quindi non voglio andare contro i miei valori di persona solo per agevolarmi magari tasse o altre robe così. Sì, non lo trovo corretto per me stessa. Diciamo per me stessa. Che comunque... E non mi piace il clima, non mi piace stare praticamente in posti così caldi, sono tante le cose che non mi piacciono, non voglio andare a vivere lì. Diciamo che comunque in linea generale ci prendiamo il fatto che ne abbiamo oggi la possibilità di dire ok, sai che c'è, pago più tasse e sto esattamente dove voglio. Ok, questo è un po' riassunto. Per alcuni Dubai è più bello dell'Italia, certo. Per me no, per personalmente me no. E di conseguenza non è un posto che scelgo. E quindi c'è anche questo. Però, quindi, andare in Europa è molto più complicato di quanto si pensa. E non sempre si trovano delle tassazioni così tanto più agevolate. E vedete, c'è anche la Romania. Io adesso non sono mai stato in Romania né altro, ma non ho un gran motivo per andare lì se non appunto per la tassazione agevolata. E personalmente, se me lo posso permettere, preferisco stare in un paese che voglio e pagare le tasse in più, avere meno soldi io, sì, dire pazienza. No, ma anche perché più cresco e più mi rendo conto di quanto è importante avere delle persone attorno, delle belle persone che ti possono dare una mano, che ci sono quando ne hai bisogno, perché comunque nell'ultimo anno sapete benissimo cosa tutto c'è successo, e io sono sicura che senza le persone che abbiamo oggi, che ci hanno dato una mano, non avremmo superato quel momento, probabilmente sarebbe andata in vacca tutta la nostra azienda, perché non saremmo riusciti, con tutta quella situazione che ci è capitata, a spostarci, e cioè ci hanno dato una grande mano le persone che conosciamo, ragazzi, e questo ovviamente non lo voglio neanche sottovalutare, è molto importante avere un senso di famiglia e delle persone che comunque per te ci sono, quindi questo oggi gli do davvero un grande valore, ripeto, quindi magari vado in Romania, pago meno tasse, ma poi sono sola, se mi succede qualcosa non ho nessuno a cui chiedere, nessuno a cui appoggiarmi, per me sinceramente preferisco pagare più tasse ma avere la sicurezza di poter stare tranquilla con delle persone che mi piacciono attorno. Sì, cioè alla fine... Cioè diciamo che il riassunto un po' è questo, questi sono i miei valori. Non ce ne facciamo nulla di essere soli e con e più soldi. E pieni di soldi, esatto, sì, diciamo che se lo vuoi riassumere è questo, non me ne faccio niente. Più o meno poi basta, ci sarebbero mille cose, perché poi in realtà ragazzi le tasse le paghi su quello che non spendi. Certo. Perché un'azienda funziona in questo modo, cioè... Ma che qui non finiamo più questo discorso. Facciamo che guadagno 1000 euro, ok? Facciamo che spendo 900 euro per... per l'attrezzatura che mi serve. Per l'attrezzatura che mi serve. Io pago le tasse sui 100 euro. Esatto. Ok, i 900 li ho comunque spesi, ok? Ma il 45% di tasse, se queste spese sono dimostrate che sono sensate per l'azienda... Quindi ad esempio non ti puoi comprare una Ferrari con l'azienda, ragazzi. Non si può scalare, c'è una tassazione al 20%, ma fino tipo a 35.000 euro il valore dell'auto. Informatevi bene sulle cose, perché non è tutto rose e fiori e non si fa quello che si vuole. Però nel caso in cui l'attrezzatura è sensata eccetera eccetera, se io spendo ho 1000 euro, ne spendo 900, io pago il 45% sui 100 euro. Quindi anche il fatto che magari continui a fare imprese, continui a investire e esatto, a guadagnare di più è qualcosa che può permettere. Infatti comunque in Italia esistono delle aziende che fanno miliardi di miliardi, pagano le tasse in Italia ed evidentemente in qualche modo riescono a far funzionare tutto. Tutto qua. Spero sia stato interessante. Abbiamo tolto tanti pezzetti al puzzle da un sacco di parti, però era necessario anche farvi delle premesse tecniche, perché se non avete quelle informazioni poi quello che vi diciamo ha meno senso, perché certo, non avete tutte le informazioni per poter ragionare assieme a noi. Però queste più o meno sono le motivazioni. Dopodiché io, raga, non giudico nessuno. Per me uno può starsene a Dubai, se ne può stare in Italia, se ne può stare in Groenlandia. Capisco più chi sta in Groenlandia che in Italia. No vabbè, però comunque per dire, ognuno fa le sue scelte in base alle sue esperienze, in base ai suoi valori, in base alle sue priorità, sì, che possono essere assolutamente diverse. E poi magari certe volte si fanno delle scelte sbagliate, magari ne stiamo sbagliando per noi stessi, certo, per il suo bene a stare in Italia, e un altro magari sbaglia ad andare a Londra e così via. Non sto dicendo non che è nulla corretta, per sempre, cioè, nulla è per sempre. Ma infatti fine... non escludo che magari un domani cambieremo idea e ci spostiamo all'estero, sì, cioè... Per il momento attuale questa è la scelta. Per il momento attuale questo è il mio pensiero, però comunque non lo vedo definitivo. Potrebbe cambiare un domani, sì, ci sta.
Ci basta. Fermiamo, vediamo se è stato interessante. Sono curioso nei commenti, diteci un po' cosa ne pensate e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!